altri musicisti che così completano, anzi diciamo che sono tre quarti delle categorie degli strumenti musicali, nel senso che abbiamo ascoltato l'aerofono, cioè la semidiatonica, i membranofoni, quindi il tamburo, e a Edo Maggiore c'è una grande tradizione. Ci sono alcuni centri dell'isola dove c'è appunto questo straordinario legame con la costruzione appunto dei membranofoni, in questo caso appunto il tamburo tipico di Edo Maggiore, che scandirà insomma ritmicamente il ballo, e poi l'idiofono con il triangolo, anche in questo caso per accentuarne il ritmo. Ed è molto interessante quello che avverrà tra poco, perché ci riporta un po' alla festa del carnevale. Noi immaginiamo insomma la maschera Lentoro, che era il mascheramento semplice di Edo Maggiore, e c'è un ballo che più che altro è proprio una vera e propria danza che si sviluppa come tutti i balli del carnevale, come in una grande serpentina dove tutta la popolazione si può inserire di volta in volta in questo ballo, e siccome si muove proprio come una serpentina, si chiama cointrozza, forse perché appunto la coda viene sempre arrotolata su se stesso, quasi viene ritorta, e quindi da lì probabilmente anche la denominazione del ballo stesso. Ma una delle cose più interessanti è che ha, proprio come i balli europei, come le contraddanze, cioè il momento del promenade, no? Della passeggiata, quindi proprio una doppia scansione ritmica, una lenta e poi quella vibrante del ballo popolare vero e proprio, che ci riporta insomma ad un andamento un po' più veloce e coinvolgente della comunità. Quindi il ballo del carnevale, il patrimonio etnocoreutico di Edo Maggiore, con Sago in Trozza.